Ragazzi, mi raccomando, se volete spacchettare come animale, trovare giocatori pazzescamente incredibili, footgalaxy.com. Primo link in descrizione. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, siamo qui con un video particolare perché andremo a fare tante cose in questo video. La prima, come state vedendo, andremo a riscattare i premi della Weekend League. Ragazzi, andiamo subito a vedere la squadra della settimana per capire un po' chi potremo trovare. Ovviamente abbiamo Ronaldo là davanti, abbiamo Agüero là davanti, già trovato nella versione 92, c'è la 93, potremmo trovare anche quella. Abbiamo il buon Firmino, c'è Bernardeschi, insomma. Qualcosina di buono c'è, se esce il portoghese potrebbe uscire Carvalho invece che Ronaldo, noi ovviamente speriamo che esca il buon Cristiano, ma perché parlo tanto degli if, ragazzi? Perché come premi, come diciamo posizione, mi sono qualificato come fuoriclasse 3. Questo weekend non ero a casa, quindi prima di partire, sono partito sabato, mi sono giocato 20 partite, ho fatto 13 vittorie e 7 sconfitte. Le altre 20 me le ha giocate il buon Matteo Ribera, che ringrazio tantissimo, ragazzi, trovate anche sul link in descrizione. E quindi, arrivando fuori classe 3, che praticamente me le ha vinte tutte tranne una partita per 6 rigori, arrivando fuori classe 3, appunto, mi ha permesso di prendere un pacchetto premium SDS, quindi avremo 3 if garantiti, un pacchetto da 100k e 70.000 crediti. Detto ciò, ragazzi, intanto che aspetto esattamente le 12, perché come state vedendo sono le 11:32, ragazzi, a mezzogiorno in teoria esce il Pottom e se esce Agüero lo facciamo insieme. Andiamo ad aprire questi premi della Weekend League. Quindi, apriamo prima il pacchetto da 100.000 crediti, ragazzi, è partito. Speriamo già di trovare un bel if qui, così nei 3 if garantiti, insomma, stiamo... Vergognosi! Siete vergognosi! Neanche... Cioè, l'82 di valutazione del pacchetto da 100.000 crediti dopo 40 partite giocate. Ma veramente fate schifo. Ma veramente fate schifo, vi dovete solo vergognare. Guarda lì. Ma guarda lì, cioè, il più forte 82 di valutazione. Cioè, io spero che nel pacchetto da 100.000 adesso mi diate di tutto e di più, perché veramente vi dovete vergognare, se no è incredibile. Uno passa una Weekend League 40 partite giocate per trovarsi un 82 di valutazione. Veramente, mi sale il crimine, devo stare calmo. Apriamo il pacchetto con i 3 if garantiti. Per favore, eSports, almeno qui. Facci sculare. La luce è bianca, ragazzi. Ti prego, il Portogallo, forza! Spagnolo? CC? Chi è? Del Valencia? Oddio, Parejo? Chi è che c'era? Parejo 86. Parejo 86, ragazzi. Poteva andare sicuramente meglio. Poteva andare ovviamente peggio. 86, chi c'è ancora? C'è Kramaric, Carvalho, eccolo qui, e Bernardeschi. Poteva andare meglio, poteva andare a peggio. Comunque abbiamo trovato un 85, un 86, un 84. Lui vale circa 40.000 crediti. Carvalho invece vale circa 30.000 crediti, anzi 26. Comunque siamo già a 60.000 crediti di guadagno, più o meno, mentre Bernardeschi costa 50.000, seriamente? 30.000 offerta attuale. 50.000 mi è parso di vedere come prezzo massimo. Quindi dai, vabbè, sì, 50.000 circa. Quindi comunque abbiamo guadagnato circa 110.000 crediti buoni, dai. Non è male, si poteva fare meglio, però è quel pacchetto da 100.000 che mi ha dato proprio fastidio. Comunque adesso, ragazzi, aspetto mezzogiorno, vediamo se esce il Pottom, che nel caso lo facciamo. Ok, ragazzi, finalmente è uscito Agüero Pottom, il momento che aspettavo di più tutta la giornata. Sono le ore 16 ed è uscito alle 16, quindi con 4-5 ore di ritardo. Vediamo subito che la prima sfida che viene richiesta, che ti dà un pacchetto da 100.000 crediti, è una sfida nella quale devi inserire un giocatore argentino del Manchester City in form attaccante, perché sennò l'intesa non prende bene. Infatti, se noi proviamo a mettere Otamendi, quindi c'è intesa minimo 3, intesa della squadra, però lui chiaramente se lo mettiamo avrà un'intesa minore di 3 e infatti ha 0 di intesa, e l'unico che ci può andare lì è proprio il Kun Agüero. E quindi già qui ci mettiamo un giocatore che, se lo andiamo a cercare nel mercato, è cosa che faremo in questo video, perché il mio intento era quello di fare Agüero if, ma adesso andiamo a vedere un attimo Agüero quanto costa quello che costa meno, perché veramente mi ha fatto troppo star male sta sfida. 1.200.000 non c'è niente, eh. 1.800.000 non c'è niente. Vediamo 1.500.000 se troviamo qualcosa. Sì, 1.400.000, ok. Vediamo se troviamo qualcosa. 1.370.000.
Ok, 1.270.000. Il giocatore Agüero che costa meno costa 1.245.000. Quindi solo quella sfida mi costa 1.245.000, che non cambia niente. Guardate, il costo dalla 90 alla 91 ci sono 3.000 crediti di differenza. La cosa che fa ridere è che la 93, quindi quella che è uscita questa settimana, costa praticamente uguale, costa 200.000 in più. Adesso magari qui non la troviamo subito la 93, andiamo un po', c'è la 92. La 92 c'è, come state vedendo qui, c'è la 92, la 93 non si vede, ma comunque costa 1.500.000 anche quella lì, quindi 300.000 in più di quello che costerebbe la versione 90. Questo perché? Per colpa di questa sfida. Io non mi aspettavo che mi chiedessero una versione IF di Agüero, sinceramente. Mi aspettavo mi chiedessero una versione di Agüero normale, quello sì, ma non IF. Uno, perché costa troppo. Due, perché le carte sono limitate nel mercato, quindi finiscono. Cioè, questa è una sfida già per pochi, perché ci vogliono un botto di crediti, e in più ancora per pochi, ancora meno, perché proprio perché le carte speciali sono limitate. Se mi mettevi un Agüero normale, avevo 20, 30, 40, 50 pagine di Agüero normale che mi permettevano, appunto, che permettevano a tutti di fare questa sfida qui. Invece questa è una sfida che, questa costa circa 200.000, ti chiede due giocatori del Manchester City, due IF e minimo 85 di valutazione. Questa ti chiede un Watford, un Newcastle, un West Bromwich, tre IF, minimo 85 di valutazione, e qui abbiamo due argentini, un IF e minimo 86 di valutazione. Questa è una sfida che costa 1.900.000 crediti. Ora voi ditemi se 1.900.000 crediti per un giocatore non scambiabile, io capisco che 94 di valutazione ma non è scambiabile, 2 milioni di sfida, prendo su, mi faccio del Piero e mi faccio un'altra icon, mi faccio Petit e del Piero, ma che cos'è? 2 milioni, ma stiamo scherzando? È seriamente una sfida inaffrontabile. In Italia penso che non la farà nessuno questa sfida, all'estero probabilmente solamente la gente che ha i crediti per farle. Parliamo magari sì, effettivamente i pro player che hanno 20, 30, 40, 50 milioni di crediti si possono permettere di fare questa carta, quindi questa è una carta che probabilmente in tutto il mondo faranno veramente un centinaio di persone, perché è inutile. Perché o lo utilizzi seriamente di titolare tutto il tempo questo giocatore qui, oppure è inutile, perché con 2 milioni o ti prendi Cristiano Ronaldo, o se vuoi pensare di investirli su un giocatore non scambiabile ti vai a fare sfide come Alessandro Del Piero, ti puoi fare Vieira, ti puoi fare quasi Henry, perché Henry costa 2.500.000, quindi quasi Henry, cioè non ho veramente veramente parole, sono rimasto veramente troppo male. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto, ragazzi, di questo Agüero, perché io ero decisissimo nel farlo. Pensavo che la sfida si aggirasse intorno al milione, quello sì, ma perché? Perché nella mia testa dico, è un giocatore non scambiabile, non può andare a costare come lo scambiabile, magari 90, o più dello scambiabile più forte che c'è, ovvero la 93, che ci costa 1.500.000, quindi costano 1 milione, 1.200.000, 1.300.000. A esagerare, mi ero preparato tutto, mi ero preparato gli Agüero normale, mi ero preparato i giocatori, vi faccio vedere che ormai ho già rimesso in vendita, tanto non servono più, gli dell'Atletico Madrid, mi ero preparato i giocatori dell'Independiente, mi ero preparato gli IF dell'Atletico Madrid, i giocatori di valutazione alta come Diego Costa, Carrasco, giocatori argentini IF della Premier League, per esempio Lanzini, quindi insomma mi ero preparato veramente al top per poter affrontare questa sfida, e non mi aspettavo sinceramente che i requisiti fossero così impegnativi. Quindi niente, non andrò a fare questa sfida, perché sinceramente investire 2 milioni che andrebbero buttati non ha proprio senso. Continuo per la mia via, mi farò magari Desailly piuttosto che, quindi tutti i crediti che avevo preparato me li butterò lì piuttosto che farmi Agüero. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Teoricamente è iniziato anche il capodanno cinese da poco, quindi comunque ci sarà modo di poter spacchettare e fare qualcosa questo weekend. Mi raccomando, un bel mi piace. Scusate lo sfogo, scusate il video nel quale non è stato fatto Agüero, ma penso che sia veramente una roba vergognosa. Già nei primi della weekend mi hanno fatto trovare cose pari a zero e poi mi mettono fuori una sfida del genere, veramente non so che dire. Quindi ragazzi, un bel mi piace, un bel commento, siete nuovi iscritti al canale, passate alla descrizione, scaricate OneFootball, andate a spacchettare come animali su Foot Galaxy. E però vorrei veramente sapere cosa ne pensate voi, perché penso sia un argomento di cui parlare anche tanto, perché io capisco il voto che di partenza non deve essere Agüero, perché tu dici, vabbè, ti lamenti, hai pochi crediti e vai a votare Agüero. Ok, quella gente lì è vero, bisogna dirgli, oi, se non vuoi
spendere tanto e vuoi fare il player of the month, vota per Wilson, che poteva uscire anche lui, non per Agüero che va a costare 1 milione, ma non 2 milioni di crediti. Cioè, è veramente esagerato, secondo me. Fatemi sapere la vostra. Niente, grazie a tutto, grazie alla visione. E come sempre, ci vediamo al prossimo video.